Importante riconoscimento nella lotta alla crisi climatica per una città italiana. William e Kate premiano la città per le soluzioni contro lo spreco di cibo. Giornata importante per l'Italia, che in occasione della prima edizione dell'Earthshot Prize ha trionfato in ben 2 categorie su 5. L'evento, creato dal principe William con lo scopo di combattere la crisi climatica, è alla sua prima edizione, e anche a Milano è andato un importante riconoscimento. Sono 5 le categorie come detto della manifestazione, finanziata dallo stesso erede al trono inglese. Si tratta di pulisci l'aria, proteggi e ripristina la natura, rianima gli oceani, costruisci un mondo senza rifiuti, e ripristina il nostro clima. La cifra del premio si aggira sul 1 milione di sterline, circa 1,7 milioni di euro, per ogni categoria. I premi per le concorrenti italiane, ossia Milano e la società Enapter, di Crespina Lorenzana, Pisa, saranno utilizzati per sviluppare i progetti scelti, hanno sfilato sul Green Carpet, William e Kate, in compagnia di moltissime celebrità. Il premio, istituito dal principe, è andato dunque alla città di Milano, con tanto di festeggiamenti del sindaco Sala sui social. A convivere la giuria gli hub di quartiere creati per far fronte agli sprechi di cibo. Come si legge nella motivazione al premio, Milano ha risparmiato 130 tonnellate di cibo l'anno, 350 kg al giorno, grazie alla sua politica contro gli sprechi. Inoltre gli hub sono serviti anche per aiutare e dare sostegno a tante persone in difficoltà. Queen Margrethe II to bring Karen Blixen's image creating worlds to life in Netflix film.